C'è una grande differenza nell'allestimento di una pièce teatrale o di un film. Una sceneggiatura per un film è impossibile portarla a teatro. Il teatro ha bisogno di un adattamento teatrale e ha la fortuna di non aver limiti nei dialoghi. Il teatro può allungarsi in monologhi, in dialoghi. Non stanca, se la commedia è buona o il pezzo drammatico è buono, non stanca. E quindi ti puoi. Il cinema stanca, il cinema infatti c'è il montaggio. Soprattutto nella commedia ci sono dei tempi estremamente precisi. Il teatro no, il teatro ha dei tempi più liberi se vogliamo, ecco. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Oggi dobbiamo praticamente fare i puntamenti, puntare le luci sulla scena, cercando di pulire tutta la scena, che non ci siano sporcature, e aggiungere alcune piccole cose di contorno sulle porte, insomma queste cose danno un po' di spessore alla scena. Chi fa il progetto è il disegnatore luci, o light designer, vogliamo inglesizzarlo. Il datore luci è più quello che fa lo spettacolo in console. Che possono essere anche due persone diverse, ovviamente, non necessariamente la stessa persona. Diciamo, si dà una prima letta al copione per capire di cosa si tratta, che tipo di spettacolo è. Poi sì, si fa una prima chiacchierata col regista, poi dipende anche molto dai registi, sono alcuni registi che hanno le idee molto chiare, ti dicono quello che vogliono e tu riporti quello. Altri che invece lasciano a te il compito di decidere un pochino il tipo di luce da impostare, poi ovviamente se non gli piacciono si cambiano, si modificano insieme. Mi dai una vite? Due viti. Trattandosi di una commedia, generalmente le commedie sono anche spettacoli abbastanza semplici dal punto di vista illuminotecnico perché non hanno grosse necessità. L'unica cosa che abbiamo fatto con il regista è decidere se voler lasciare tutto molto realistico oppure approfittare di quei 3-4 momenti in cui si poteva invece giocare un pochino con le luci. Abbiamo scelto questa seconda linea e quindi diciamo ci sono un paio di momenti in cui appunto anche se non è realistico il cambio luci o la cosa, abbiamo deciso comunque di fare delle situazioni un pochino diverse dal normale piazzato, quindi luce generale che c'è in una commedia. Difficoltà che ci sono sempre state sono quelle economiche, nel senso che quando si affronta un lavoro di questo tipo c'è sempre da tenere da conto il budget e quello che veramente vorresti fare, per cui non mai riesci a farlo come vorresti. Thank you.
Spesso le commedie sono spettacoli in cui l'attore deve essere molto illuminato, cioè si gioca molto sulla mimicità dell'attore, quindi è difficile riuscire a fare dell'effettistica particolare. Insomma, nel 90% delle commedie anche che ho fatto, quello che viene richiesto è tanta luce. Diciamo che in una commedia l'importante è che gli attori siano molto ben illuminati, quindi diciamo che c'è uno schema predefinito per ogni commedia, a seconda delle dimensioni del palco, si aumentano, si diminuiscono il numero di riflettori che vengono usati, però in generale si crea una luce omogenea su tutto il palco, che con, diciamo, le basi controluce, luce frontale, se c'è la possibilità dei tagli, spesso sono scene chiuse quindi i tagli non si possono mettere. Per tutte le commedie c'è una luce generale diffusa che deve essere omogenea e molto forte. Cioè i miei canali sono questi quattro qua, no? Ma questi due ci deve arrivare solo il main, non ci deve andare né l'FX né l'AUX. Su questi due uno ci deve andare solo l'FX e non il main. Cala un pochino, Gri. Cala un po'. Sì. Ancora un po'. Ciao. Vai. Basta. Forse uno dei campi dove è più bello fare le luci è quello della danza. Danza contemporanea in particolare. Gioca molto sui corpi, sulla fisicità dei corpi. Cercare di dare spessore al ballerino. Lavora molto con i controluce, luci di taglio, meno con i frontali. Forse è il campo che è più bello su cui lavorare. Cercare di rendere con le luci, con quelle atmosfere che gli attori fanno recitando. I colori rappresentano anche degli umori, delle sensazioni, danno. Cercare di riportare questo al pubblico anche attraverso le luci, appunto. Secondo me è un campo in cui la scuola è il lavoro, cioè è lavorare con gente che lo fa da tanti anni, imparare da loro, cercare di prendere il più possibile. La scuola non credo che serva tanto in questo campo. Però questo è il massimo, anzi dovrebbe andare un peletto su ancora. Poi ci sono anche delle scuole per imparare alcuni, se uno vuole approfondire alcuni argomenti di illuminotecnica, però secondo me la cosa più importante è l'esperienza sul campo. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.